Ciao! Adesso userò il sito della Khan Academy per fare qualche altro problema e questa volta andrò al contrario. Daremo un'occhiata al grafico di una funzione trigonometrica e proveremo a capire l'equazione. Quindi cominciamo con il problema che abbiamo di fronte. Quindi abbiamo una, beh, non lo sappiamo se è una curva sinusoidale o cosinusoidale, ma suppongo che sia ragionevole dire che è una delle due. In realtà, per prima cosa rispondiamo quindi a questa domanda. Quale pensi che sia? Pensi che sia una curva sinusoidale o cosinusoidale? Che differenza c'è? O qual è la differenza più semplice per differenziare tra queste due? Beh, quant'era il seno di zero? Fammi tirare fuori la lavagnetta. La metto qui. Prendo lo strumento penna giusto. Ah, a posto. Allora, quant'è il seno di zero? Potrebbe essere 0 gradi o 0 radianti, eh? Beh, se ti ricordi da un paio di moduli fa, o anche se ti va a usare una calcolatrice, il seno di zero è zero. E quant'è il coseno di zero? Il coseno di zero, sempre se te lo ricordi dagli ultimi moduli, o se ti va a usare una calcolatrice, anche se non dovessi usare una calcolatrice per il coseno di zero, te lo potresti ricordare che è 1. Quindi il grafico che abbiamo qui, di sicuro, quando x è 0, no? Quando l'asse x è 0, la funzione di sicuro non è 0. Okay. Infatti, in realtà in questo caso è 1,5. Quindi questo ci dice che non è una curva sinusoidale, anche se più in là con gli spostamenti impareremo che potrebbe anche essere una curva sinusoidale spostata, però non è una curva sinusoidale, ma è cosinusoidale. E poi potresti dire, ok, ma è una curva cosinusoidale? Ma perché non è 1 e invece è 3,5? Beh, anche perché io ho appena detto che il coseno è 1, no? Allora perché questo è 3,5? Beh, perché qui ci deve essere un qualche coefficiente, chiamiamolo A, che cambia l'ampiezza di questa curva cosinusoidale. E se ti ricordi dall'ultimo modulo, no? Quanto pensi che sia questa A? A è letteralmente l'ampiezza della curva, ok? E quant'è l'ampiezza di questa curva? Beh, l'ampiezza di questa curva, se vediamo semplicemente di quanto si sposta sopra o sotto l'asse x, è questo 3,5, no? Questo 1,5 di cui stavamo parlando. Vedi che si alza di 3,5 e si abbassa di 3,5? Quindi fammelo scrivere. Quindi sappiamo che questo è 3,5 per il coseno, il coseno di qualcosa x, qualcosa per x, giusto, no? Sappiamo che f di x è uguale a 3 mezzi per il coseno di qualcosa x. E potremmo usare la formula che abbiamo imparato nel video precedente, che è 2π greco fratto il periodo per x, no? Quindi adesso dobbiamo solo guardare il grafico e capire qual è il periodo del grafico. Cioè, quanti radianti ci mette il grafico per ricominciare a ripetersi. Clicco sul pulsante indizio e magari ci aiuta. Quando clicco su indizio, ecco, vedi? Ci ha disegnato il periodo. Avresti anche potuto capire da solo. Se vai da un qualsiasi punto e segui la curva fino a tornare di nuovo sullo stesso punto, vedi quanto è lungo il periodo. E l'icona indizio della Khan Academy ci ha detto che il periodo è 4π greco. Potresti cominciare da qualsiasi punto, potresti cominciare da qui, potresti spostare, tornare su, riscendere giù e vedresti che anche questa distanza qui è 4π greco, no? Quindi sappiamo che il periodo è 4π greco e poi potrei di nuovo fare clic sull'icona indizio, però ci dice delle cose che abbiamo già capito, per esempio l'ampiezza che l'abbiamo già capita che era 3 mezzi, ma usiamo l'ampiezza, usiamo il periodo. Quindi il periodo abbiamo capito che è 4π greco, quindi scriviamo che f di x è uguale a 3 mezzi per il coseno di 2π greco diviso il periodo, e in questo caso il periodo è 4π greco. X. E questo è uguale a 3 mezzi per il coseno di 1 mezzo x. Ora, se mai ti dimentichi questa formula, francamente io me la dimentico sempre, in realtà non l'ho mai imparata a memoria, beh, penso semplicemente a quanto potrebbe essere il periodo. Il modo in cui ci penso è il coefficiente sul termine x. Quello è la misura di quanti cicli fa il grafico. Vedi? In 2π greco radianti. Fammi vedere se riesco a spiegartelo nel contesto di questo problema qui. Allora, questo problema, no? Se parti da 0, e poi 2π greco sta qui, no? Quanti cicli completiamo nel tempo che ci mettiamo ad arrivare a π greco? Partiamo da qui, scendiamo giù e poi arriviamo a 2π greco. Siamo arrivati solo a metà del ciclo. Quindi questo è il coefficiente del termine x ed è così che me lo ricordo. Potrei semplicemente dire 3 mezzi coseno di
Quanti cicli completo in 2 pi quadrati? Completo mezzo ciclo e quindi ci scrivo un mezzo, quindi 3 mezzi per il coseno di un mezzo x. Quindi questa è la nostra f di x. Facciamo un altro problema. Allora, bene, ok. Allora, questo qui è interessante. Quindi, per prima cosa, semplicemente ispezionandola possiamo subito capire quant'è l'ampiezza. Questo è piuttosto facile, no? Giusto? Di quanto si sposta sopra e sotto l'asse x? Si muove solo di 1. Quindi sappiamo che il coefficiente, o il moltiplicatore della funzione seno e coseno, qualsiasi sia, è 1. E quindi scriviamolo. Scriviamo che l'ampiezza è uguale a 1. Quindi ampiezza è uguale a 1. Adesso proviamo a vedere se è una funzione seno o coseno. Allora, nell'ultimo problema abbiamo detto seno di 0 è 0. Giusto? E coseno di 0 è 1. F di 0 di questa funzione, qualsiasi sia, è 0. E quindi sappiamo che è una funzione seno non spostata. E quindi ecco, abbiamo un altro pezzo di informazione. È una funzione seno. Quindi l'ultima cosa che dobbiamo capire il periodo. O possiamo usare il metodo che ti ho appena mostrato, dove diciamo, beh, quante volte cicla in 2 pi gradianti? Allora, facciamolo così. E poi immediatamente sapremo il coefficiente. Quindi vediamo. In realtà questo grafico non ci arriva nemmeno fino a 2 pi, però vediamo. Va un ciclo, due cicli. E ho fatto solo due cicli in soli pi gradianti, giusto? Perché qui c'è solo dove x è uguale a pi. Quindi se ho fatto due cicli in pi gradianti, allora dovremmo essere in grado di fare quattro cicli in 2 pi gradianti, no? In realtà potremmo anche cominciare da qua, sì, è meglio, giusto? No? Andiamo da meno pi greco a pi greco, che è sempre 2 pi gradianti. Quindi facciamo un ciclo, due cicli, tre cicli e quattro cicli. E quindi adesso sappiamo quant'è il coefficiente del termine x. Quindi sappiamo che è seno di 4x. E quindi la risposta qui è f di x è uguale a 1, perché l'ampiezza qui è 1, no? Quindi l'ampiezza per il seno di 4x. Mi sa che ho tempo per un altro problema. E voglio che tu non ti limitare a fare semplicemente meccanicamente tutto quello che ti dico. Voglio che pensi al perché contiamo il numero di cicli in 2 pi gradianti, perché questa cosa può avere un senso. Ripensa alla circonferenza unitaria, o ripensa al perché anche quella formula lì, il 2 pi greco diviso il periodo, perché quello è il coefficiente, perché può avere senso. Se capisci perché ha senso, non dovrai mai più imparare la memoria. E tra 20 anni, quando lo fai come lo sto facendo adesso io, non ti confondi più, perché sei in grado di riderivarle le formule, ok? Però facciamone un altro. Allora, bene. Quindi, quant'è l'ampiezza? Beh, vediamo. L'ampiezza qui è un mezzo. Fammi cancellare la roba vecchia che stavo scrivendo prima. Per qualche motivo non cancella. Ok. Spero di non confonderti. Quindi l'ampiezza, chiamiamola semplicemente ampa per ampiezza. L'ampiezza è uguale a un mezzo. No? E quanto è alta la curva? E quindi, quanti cicli completa in 2 pi gradianti? Allora, vediamo. Se cominciamo qui, sembra che completi solo mezzo ciclo, giusto? Perché ci mette 4 pi gradianti a completare il ciclo per intero. E quindi completa solo mezzo ciclo. E quindi ci potremmo pensare in due modi. Potremmo dire che il periodo è uguale a 4 pi greco, perché è quanto ci mette a completare un ciclo. O potremmo dire che completa solo mezzo ciclo in 2 pi gradianti. L'ultima cosa che dobbiamo capire è seno o coseno? F di 0 uguale a 0, giusto? Quindi è una funzione seno non spostata. E quindi abbiamo finito. Abbiamo fatto. Abbiamo che f di x è uguale a un mezzo. Abbiamo capito che è una funzione seno. E seno di cosa? Quanti cicli completava in 2 pi gradianti? Completava solo mezzo ciclo. Non mi far coprire il problema, eccolo qua. Completa solo mezzo ciclo, no? In 2 pi gradianti. E quindi è un mezzo seno di un mezzo x. Avremmo potuto usare la formula f di x è uguale a un mezzo seno di 2 pi greco diviso per il periodo di x, giusto? Perché 2 pi greco diviso per il periodo, 4 pi greco, è uguale a 2 pi greco fratto 4 pi greco, che è sempre uguale a mezzo. Penso di averti dato un'idea, di come fare questi problemi. E ti incoraggio a farci pratica sul sito della Khan Academy. Divertiti!